Salmo 145, versetto 14. Il Signore sostiene tutti quelli che cadono e rialza tutti quelli che sono curvi. A volte abbiamo questa brutta abitudine di quando cadiamo, sbagliamo, passiamo periodi particolari, di metterci in un angolo tutti mogi, rinchiuderci dentro noi stessi, dentro la nostra mente, cercando delle soluzioni o le nostre ragioni. Ma non è così che dovrebbe procedere un figliuolo di Dio. Un figliuolo di Dio nei momenti che cade dovrebbe alzare le sue mani, tenderle verso l'alto da dove viene l'aiuto, rivolgere il suo sguardo al Signore per far sì che presto possa riprendere il cammino, mentre purtroppo stiamo lì a crogiolarci. Magari mandiamo qualche messaggio, un brutto periodo, è vero, ma il Signore è pronto, mentre noi stiamo facendo le nostre riflessioni, il Signore è pronto a rialzarci e a fortificarci, proprio come successe all'Apostolo Paolo che dopo che era stato lapidato e sembrava morto, mezzo morto steso, si alza e lo troviamo nei giorni seguenti di nuovo a poter parlare di Dio, alzato e fortificato da Dio. Ma l'Apostolo Paolo stendeva le sue mani, cercava l'aiuto del Signore. Basta buttare via del tempo, prendiamo nuove forze in colui che è pronto a rialzarci, a raddrizzare la nostra schiena in modo che non guardiamo il terreno, ma possiamo alzare il nostro sguardo al cielo. Questo è ciò che è scritto nella parola. Lui ci vuole rialzare ed è pronto. Il Signore ci benedica.